Hey Kuj, benvenuti in questo nuovo video, sono AndraLink91 ed oggi siamo in questo nuovo episodio di Pokémon Scudo. Quello che bisogna fare oggi è molto semplice, ci sarebbero diverse cose da fare, ma la prima per questo episodio del post-game sarebbe andare a catturare Zamazenta. La verità è che non so se posso farlo però, quindi io ora andrò nel bosco assopito, se posso trovare Zamazenta bene, se non posso non lo catturo. Bene, ci siamo quasi. Vediamo se ci sono Zacian e Zamazenta. No, però c'è Hope. Link, questa proprio non me l'aspettavo. Che cosa ci fai nel bel mezzo del bosco? Potrei farti la stessa domanda. Questo è il bosco dove riposano Zacian e Zamazenta. In questo posto non c'è anima viva, quindi è sempre così silenzioso. Insomma, l'ideale per riflettere in tranquillità. Tu invece? Oh, sei qui perché hai avuto l'impressione che qualcosa ti chiamasse? Che strano. Ah, quasi dimenticavo, Link. Complimenti per la tua vittoria. Chi si immaginava che proprio tu avresti spodestato l'invincibile campione di Galar? Non riesco ancora a crederci, in effetti. Sei un vero fenomeno. Ma che dico, un fenomeno ultragalattico! Anzi, sei fuori scala! Link, ti batteresti ancora una volta contro di me? Thank you, Link. Mostrami la forza che ha sconfitto mio fratello! Fammi sapere quando sei pronto. Ma perché? Io vorrei solo andare a prendere Zamazenta. Va bene, dai, diamo inizio alla sfida, sì. In guardia, però il problema ragazzi, o meglio il problema, la cosa che mi lascia perplesso è che non c'è stata la sala d'onore. Io volevo tanto registrare i miei Pokémon tutti belli in fila e invece niente. Va bene, Hope comincia con Dabul. Dabul ha una difesa paurosa, lo sto allenando su Pokémon Spada e devo dire che fa davvero paura, è impressionante la difesa che ha. Quindi palla infuocata è la scelta migliore. Doppio calcio è super efficace, ma è debole come attacco. E palla infuocata quasi lo sciotta. Lui va di Coton Scudo per aumentare la difesa e usa una ricarica totale. Ora io sono andato con doppio calcio. Spero di non aver detto una fregnaccia, perché in teoria doppio calcio, beh, si commenta da solo. Comunque sia, non è sufficiente. Un paio di colpi e via. E Tappo sarà a livello 63, alla faccia. La prossima scelta sarà Snorlax. Snorlax no, continua a lottare. Certo, con il Dynamax sarebbe tutta un'altra cosa e finirei molto prima, però se va di Curse, forse qui la fa male. Ecco, evita l'attacco, mannaggia la morte. Andiamo di balde ali. Gli faccio un bel dannetto se non lo mando giù però. E invece lo mando giù. Ottimo. Il recoil è abbastanza importante, ma non sufficiente a farmi preoccupare della salute. Chi mandi ora Whoop a Pincurcin, che non ho mai capito che roba è. Non che roba, ma che tipo è. Perché tutto poco efficace. Perché per essere poco efficace contro l'acciaio, o è acciaio o è roccia terra. Perché anche il tipo volante non è molto efficace, quindi il tipo buio lo è. Roccia terra. Però farebbe un danno normale a quel punto all'acciaio. Ah, tipo elettro allora. Elettroacciaio? Boh, è strano sto tipo, ragazzi. Elettropizzico, per fortuna non paralizza a primo tentativo. Invece elettrococcola, sì. Ma per fortuna Pincurcino non ce l'ha. Bene, Starchild da 60, Strider 61. Strider è cresciuto più velocemente degli altri, molto molto bene. A Corviknight io ovviamente cambio e vado con Strider. Andiamo con Overdrive, beccati sta schidarrata. E giù, shottato.
Però Hope ha una squadra abbastanza importante, eh? Non male. I livelli sono piuttosto alti. Rillaboom rimango, oramai Rillaboom e Strider sono avversari giurati. Oh, Cramorant usa sub. A questo punto Cramorant riemerge con un pesce. Ok, lui è più veloce, quindi non c'è problema. Se sopravvive... No, vabbè, è normale che non sopravvivesse. Però lancia comunque il missile, sì. E che danno! E che danno! Accipicchia! Wow! Ora chi ma... Ah, niente, è finita! Ah, ok, non l'avevo contati. Accidenti, 6 anni luce più avanti di me. Ma quando si è creato questo abisso tra di noi? Quando ho sconfitto il campione? O forse prima? Beh, si è abbattuto persino il mio invincibile fratello. Come potevo sperare di spuntarla io? Ah, siete voi due. Ora si spiega questo gran fracasso. Oh, Sonia. Link, congratulazioni per la conquista del titolo. Grazie. Ma guardati, mi sembra già di scorgere qualcosa di diverso in te. Che ci fai qui? Non dovresti essere al lavoro con la professoressa? Il fatto è che non sono più l'assistente di mia nonna. Ora sono una professoressa in piena regola. Oh, notiziona! In parte è merito vostro, ragazzi, e di questo vi sono profondamente grata. La nostra avventura insieme ha fatto crescere in me il desiderio di scoprire tutti i segreti della storia di Galar. Inoltre, persino il mio amore per i Pokémon è aumentato. Ho raccolto i frutti delle mie ricerche in un libro. Eccone una copia esclusiva, autografata solo per voi. Oh yes. Io ce l'ho già, il giorno dell'uscita ho fatto la fila davanti alla libreria. Oh, ma davvero? Grazie. Dopo ti faccio l'autografo allora. Ad ogni modo, ora ho l'approvazione ufficiale di mia nonna e ho anche scritto un libro. Si preannuncia una carriera sfolgorante per la professoressa Sonia. Link, Sonia. Siete due persone straordinarie. Vi ammiro davvero tantissimo. Comunque, parlando d'altro, che ci facevate voi due qui? Beh... Ah, ho capito! Siete venuti a riportare la spada rovinata e lo scudo rovinato, non è così? Mi sembra giusto. Non potevate tenerli con voi per sempre. Ah, ora che me lo dici, certo che no! Non mi dire che ve ne eravate dimenticati. Cos'è? Credevate di avere un qualche legame speciale con Zacian e Zamazenta? Beh, Link dice di aver sentito una sorta di richiamo che l'ha tirato qui. Magari è per quello. Dai, rimettiamo a posto la spada e lo scudo e ringraziamoli per il loro aiuto. Così forse un giorno potremo rivedere Zacian e Zamazenta. Beh, io veramente speravo di rivederlo qui. Vuoi fare delle foto alla spada e allo scudo? Bon. Vuoi restituirlo? No. Vabbè, devo per forza. Dai. Zacian, Zamazenta, grazie per tutto quello che avete fatto. Eccovi finalmente i vostri due tesori. Scusate se ci abbiamo messo così tanto a restituirveli. Tu e Hopper restituite la spada rovinata e lo scudo rovinato. Bene, ora è tutto sistemato. Direi che possiamo tornarcene insieme a casa, no? Sonia, tu che fai? Io mi trattengo qui un momento, ho delle ricerche da fare nel bosco. Oh, il rilevatore di punti energetici è entrato in funzione, stai reagendo a qualcosa. Oh oh oh, oibò, mi sembrava di aver udito degli schiamazzi. Non ci posso credere, ma sono i due eroi. Oh oh oh, la signorina qui presente. Non sarà mica la professoressa Sonia, autrice del famoso libro Storia di Galar? Sono lusingata, immagino che sia dei miei lettori. Assolutamente, assolutissimamente. Conosciamo il suo libro a menadito. Assolutamente, assolutissimamente. Abbiamo financo scritto una recensione sulla grande rete. Una tale caterva di menzogne. Non può che meritarsi una recensione da una stella. Menzogne? Ma di che parlate? Ciò che ho scritto si basa sui fatti. Che maleducazione, ma come vi permettete? Chiedete subito scusa a Sonia. Lasciate che mi presenti. Il mio nome è Brando Baldo.
E il mio nome è Scudobaldo, ovviamente. Nelle nostre vene scorre puro sangue blu di Galar. Siamo delle celebrità. Puro sangue blu. Ma si può sapere di che state blaterando? Chi diamine siete voi due? Oh oh oh, cosa vedono i miei occhi? La spada e lo scudo di cui si fa un gran parlare. Oh oh oh, e in che stato pietoso sono ridotti. D'altronde, come stupirsi, si tratta di falsi. Qual ribrezzo mi assale al sol pensiero di sfiorarli con le mie mani. Ma non mi sottrarrò al mio destino. Brandobaldo prende la spada e Scudobaldo prende lo scudo. Ehi, che fate? Rimetteteli dove erano, li abbiamo appena restituiti. Taci, abbiamo solo raccolto degli oggetti smarriti. Se la cosa ti indispone, dacci sulla prova che questi oggetti ti appartengono. Ah? Quello che dite non ha alcun senso. Lo scudo e la spada appartengono a Zasian e Zamazenta. Sono preziosi per loro. Accibaldoli, così plebeo e così impertinente. Se insisti sulle tue posizioni non rimane che dirimere la questione con una sfida. In quanto celebrità saremo generosi con voi e vi restituiremo il doppio degli attacchi che spererete. Che faccia tosta, da non credere! Preparati ad affrontare me, il valente Scudobaldo! Quindi io ti attacco una volta e tu mi attacchi due. Ma se il tuo Pokémon va KO, non mi attacchi per niente. Perché 1 per 0 fa 0. Però il doppio, quindi 2 per 0, 0. 2 per 1, 2. Non capisco. Sono confuso anch'io. Balde ali per avere una kill sicura. Non mi interessa se mi faccio un po' di recoil. A parte che è lotta lui, sì. Quindi ho sempre 1 per 2 riceveva. Stavo pensando che era anche volante, ma il volante, anche fosse volante, riceverebbe comunque 1 per, quindi 2 per 1, 2. Chi è che manda? Non ho letto. Vabbè, rimango, al limite prendo un danno. Kling Klang, ok, allora avevo letto bene. Pensavo a un altro Pokémon. Dunque, borsa e revitalizzante. Ma vado di maxi? Ma sì, ce n'ho altri 5, ce n'ho da oltre a questo. Vai! Revitalizzo il mio tappo. Protezione. Vabbè. Ma sarà vero che restituisce il doppio degli attacchi? Unghiaguzze. Voglio vedere che combina. Voglio vedere cosa combina. Perché per vedere se restituisce il doppio degli attacchi, dovrei attaccarlo effettivamente. Ora, ho fatto un unghiaguzze. Volevo veramente stollarlo un pochettino e poi shottarlo, però alla fine pensavo che avrebbe comunque fatto un attacco elettro alla fine, va bene. Però comunque sì, gli ho fatto un bel dannino, nonostante per Forbecco fosse poco efficace. A questo punto tappo con nitrocarica. Potrebbe farcela. Perché di palla infuocata ne ho solo uno. Nitrocarica, non la voglio sprecare contro di lui palla infuocata. Potrebbe avere altro. Bene, ora sono molto più veloce. Già con un solo aumento di velocità sono molto veloce. Phalanx, non ho mai capito che tipo è anche questo. Coleottero, roccia, terra, acciaio. È un Pokémon strano. Effetto normale. Andiamo di palla infuocata. E comunque lo scudo e la spada, anche fosse, ora che ci penso, non sono falsi, visto che hanno funzionato. Doppio calcio. Oh, basta per un pelino. Oh, meno male. Psico acciaio. Bah, direi che mi sono sgranchito le gambe abbastanza. Passiamo alla lotta per davvero. No, invece no. Anche mi ci vorranno due nitrocarica, però beh, comunque al tappeto, caro. Te. Extra senso, ma mi fa poco. Sono fuoco puro, baby. Anche se io lo continuo a ripetere, fuoco elettro come doppio tipo per uno starter sarebbe stato molto apprezzato. Buono, Strider a 62. Allora, Scudobaldo, che mi dici?
Oh, Konoyaru. Ma come... come è potuto accadere? I miei Pokémon spazzati via in tal modo? Oh! What? Chi l'avrebbe detto che nascondevi tutta quella forza? Sei stato capace di battere i miei adorabili Pokémon da passeggio. La scusa. Pare invece che mio fratellone abbia riportato una vittoria. Scusami, Link, purtroppo ho perso. Oh, 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 ragazzino, ma di cosa ti lamenti? Durante la lotta eri in un altro mondo, mancavi totalmente di concentrazione. Ad ogni modo, fratellino, forse ho un abbaglio, ma non è questo il ragazzino che ha placato Eternatus? Ora che mi soffermo a guardare meglio, è proprio il moccioso che ha osato infrangere i nostri sogni di gloria. Se non ricordo male, questo ragazzino era presente anche quando il murale dei nostri illustrissimi antenati è andato distrutto. Cosa? Che oltraggio? Come ha potuto rovinare un'opera di siffatta importanza artistica e culturale? Parlate di quel murale che nascondeva le statue dei due Pokémon leggendari? Ma non è stato mica Link a distruggerlo! Ad ogni modo, per il momento ci congediamo, ma la prossima volta avrai il dispiacere di vedertela con i nostri Pokémon più temibili. Eccellente strategia. Eccellente strategia, grazie telefono. Hop, dove vai? Ah, è proprio una testa calda quel ragazzo. Dovrebbe prendere esempio da te, Link. Gli farebbe bene essere un po' più riflessivo. Devo dirlo, non mi aspettavo che perdesse contro quel tipo bizzarro. Mi è sembrato nervoso. Forse la tensione gli ha giocato un brutto scherzo. Credo che ultimamente abbia un bel po' di cose che gli frullano per la testa. Il suo rivale è diventato campione. Ha perso l'obiettivo a cui puntava. Non deve essere facile per lui. Tornando a quei due tipacci, Brandobaldo e Scudobaldo, giusto? Credo di sapere dove sono andati. Facciamo un salto al laboratorio Pokémon e parliamone con calma, ok? Sono preoccupato per Hop. Ti senti responsabile per lui e vuoi stargli vicino? Io intanto torno al laboratorio. Allora ci vediamo lì, a dopo! Quindi siamo usciti dal bosco e non è necessario tornarci. Ad ogni modo, Kuge, nel prossimo episodio... non credo che andremo al laboratorio, ma farò qualche parte più carina che si può fare solo nel post-game e recupererò qualche card della Lega Pokémon più rare. Ad ogni modo, per questo video è tutto, io come sempre vi ringrazio per averlo seguito, vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram dove pubblico tutti quanti gli aggiornamenti e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi a noi, ci vediamo, come sempre, nel prossimo video, bye bye!